Fantasy Fire 4, Pillow Fight, Seeds of Fate, Fate 4. Tutte le volte che mi sono visto i video su YouTube di produttori importanti come soprattutto Timbaland, c'è una ripresa alle spalle, poi dopo lui si gira e comincia a parlare in inglese con tutti i sottotitoli. Allora, tutto. Mi alzo la mattina alle 8. Verso le 8 e mezza sono in studio, mm-hmm. E lavoro quasi tutto il giorno in studio. Durante la settimana questa è la mia vita. Adesso sto lavorando a questo progetto che devo ancora bene inquadrarlo. Non ho ancora bene capito quale sarà il titolo, chi sarà l'artista. Io intanto butto giù delle idee. Sono convinto che quest'inverno andrà moltissimo la musica commerciale, musica house, condizionata da sonorità dubstep. Ora io faccio questo mestiere da 22, aspetta, non so fare i conti, ed è 15 anni che faccio produzioni discografiche. Ho cominciato invece a fare DJ nell'89, quindi stiamo parlando di molti più anni. Alla fine è diventato mio mestiere. No, queste qua sono brutte, dai, da vedere. Io che faccio partire i farei. No, ma infatti non le metto. Il club è ancora nelle tue vene, tu hai certo voglia di suonare davanti alle persone. Comincia i weekend, comincia il club. Tu che lo conosci bene, mi dici come Alex Nocera professionalmente? Il top, è il top, devo dirlo. Non perché ce l'ho di fianco tutti i giorni, però è così. La sua costanza. Sua costanza a non arrendersi mai, puntare l'obiettivo e finché non ci arriva continua, lotta. Principalmente io collaboro con la Network Records, che è la mia proprio casa madre. Ho fatto remix per Time Records, remix per Division, cose, versioni per Dance and Love, cioè alla fine con tutti. Questo è il remix di un pezzo già in circolazione che si chiama Walla Walla, e mi hanno chiesto di adattare il mio remix, la versione che avevo già fatto strumentale, per la versione cantata. Se volessimo fare magari altri nomi? Ah, ovviamente Max Zotti. Sì. Molella. Sì. Rudy J. Lori D. Fabio De Vivo. Adesso voglio la tua testimonianza. La mia testimonianza? No, adesso non perché è dietro la telecamera che, ve lo dico, non manovra bene come i software audio, però devo dire che Alex Nocera è il top, è veramente il top per quanto riguarda la produzione dei dischi più fighi che escono fuori dall'Italia. Ora fammi lavorare, dai. Senti, ma a proposito di Fabio De Vivo, ma soprattutto devo dire Molella, tu con lui hai condiviso il progetto del programma in diretta estivo, sì, di M2O. Con Molly ho pensato bene di venire qua e fare il programma in diretta da qua nel mio studio. Io sono partito in realtà dalla radio, uh-huh, poi il club e per ultimo la produzione. Farò una collaborazione continuativa come con l'Italghisa, con l'Astrolabio di Parma, che è un locale che ha inaugurato già l'anno scorso, ha fatto una bellissima stagione. Quest'anno andrò una volta al mese anche lì. Il mio studio è dove ho lo studio, sono proprio sopra il locale, che è l'altro mondo appunto. Ma poi tu non sai una cosa, che io ho un coinquilino in questo studio. Occupato. Ah no, c'è qualcuno, come è occupato? Ma è il bagno. Lui è Olli ed è l'altro. L'altro. Io sono l'altro. Là lo studio bello, il mio studio, lo studio del caos. Lui è in full HD. Sì, aspetta, scusami Fabio, adesso arrivo. Adesso ascolteremo insieme questo nuovo mashup. Gregor Salto con Azumba Fly Fear.